Ciao e benvenuto, benvenuta in questa diretta. L'ho messa apposta con un titolo provocatorio anche perché davvero al mattino la parte che ascoltiamo e la parte che tocchiamo sarà quella che la utilizzeremo di più. E da che cosa parto? Facci caso veramente. Ti dico la mia esperienza. Perché mi sono ispirata a fare questa diretta leggendo una frase che Dalai Lama al mattino dedica innanzitutto una preghiera per l'amore, per la compassione e il resto della giornata la dedica a delle azioni che vanno a beneficio delle creature umane, degli esseri viventi, delle creature viventi. Personalmente al mattino quando mi sveglio, mi tocco la zona del cuore per stimolare questa energia dalla parte del cuore, perché spesso appunto ci manca nella giornata di utilizzare il cuore, di ragionare con il cuore. Ripeto, ho messo questo titolo provocatorio e hai diritto di pensare a qualsiasi cosa e toccarti qualsiasi cosa, appunto, perché tutto il nostro corpo, siamo esseri viventi, fa parte, ogni cosa fa parte di noi e ogni parte, ogni cosa va amata, va accolta, va ricevuta. E quindi la zona del cuore. Puoi fare anche un massaggio in questo modo, toccando, sviluppando il calore da questa parte. Perché se pensi, oggi si parla molto dei conflitti, delle emozioni, che poi è quello di cui mi occupo quotidianamente nella mia professione. Però si leggono tanti libri, si ascoltano tante informazioni sui conflitti che abbiamo sulle emozioni, che poi sono quelle la maggior parte delle cause delle malattie. Però non solo, non ci dobbiamo fissare, non dobbiamo focalizzare l'attenzione sulle emozioni quanto sulla relazione con queste emozioni. E le emozioni dove vivono? Nel corpo, durante la giornata sono nel nostro corpo, nella nostra mente che è tutto qui dentro. E quindi la relazione anche fisica, corporea con noi stessi è da sviluppare. E nei percorsi che sto facendo individualmente con le persone, proprio attraverso una tecnica antica, una tecnica corporea, dove si incontrano queste emozioni, dove si contatta innanzitutto il corpo, perché noi il corpo lo conosciamo solo così, molto limitato, lo conosciamo solo dal punto di vista magari di proprio quando pensiamo al corpo, di toccare il corpo, pensiamo subito a qualcosa di sessuale. Penso che maggior parte di voi ha pensato a questo. Perché veniamo da una cultura che ci manda solo queste informazioni. Però il piacere è di vari tipi. Il piacere può essere un piacere quando mangi un piatto buono, gustoso, provi piacere. È un piacere anche stare nella compagnia di amici. È piacere condividere un pensiero come sto facendo io in questo momento. Per me è un piacere fare queste dirette, condividere i miei pensieri. Riconosco che prima di farle dirette sono sempre molto emozionata perché magari parto con un'intenzione di condividere un pensiero, un argomento, ma poi alla fine prende tutta un'altra forma. Ma è giusto così, è proprio quello che volevo dirti nei conflitti che ci sono con le emozioni, perché si chiama conflitto? Perché siamo in una continua guerra, in continuo trattenere, agganciarsi, aggrapparsi, aggrapparsi verso i nostri desideri e quindi si formano degli attaccamenti, attaccamenti che non permette scorrere, quindi quel senso di stare attaccato, immaginati che stai attaccato a un albero o un qualcosa e non ti muovi. Allora come puoi conoscere altri territori se non ti muovi, se non ti dai espansione? Ed uguale succede a livello mentale, a livello delle nostre emozioni, quando siamo bloccati. Magari dei risentimenti, a dei desideri non elaborati e questo crea dei forti conflitti. Come fare innanzitutto per affrontare questi conflitti come un primo strumento, come un primo strumento che è quello che insegno poi nei miei gruppi di Qigong,
e la respirazione. Se tu sei all'interno di te, se lasci una profondità al tuo respiro, se lasci un respiro fino nel profondo ventre e tu dai spazio, innanzitutto ti liberi di queste tensioni che crea i conflitti a livello della mente, a livello delle emozioni. Quindi innanzitutto il tuo corpo lo devi liberare. Liberare per lasciare e venire le emozioni, perché noi spesso ci aggrappiamo perché siamo consapevoli, grazie oggi a tutti i libri, a tutte le informazioni, ci rendiamo conto che davvero si aggancia molto, si aggrappa a dei pensieri, quindi osserviamo che ci sono tanti pensieri e poi magari ti arrabbi quando hai tanti pensieri e non sono tutti positivi. Però devi comprendere questa è una pratica quotidiana, è un allenamento. È proprio come ti dicevo che Dalai Lama fa una pratica quotidiana ogni mattina partire con una preghiera d'amore, di compassione. E dovrebbe essere questa la prima pratica, proprio questo senso di amore, di compassione. E quando ti dicevo che il massaggio a livello del cuore è proprio innanzitutto per sviluppare, per sentire il calore nella zona del cuore, per contattare questa parte del cuore, dar spazio innanzitutto fisicamente nella cassa toracica e poi l'altra parte che la massaggio al mattino. Proprio ancora quando sono a letto, lo puoi fare anche tu, infatti ti svelo questi segreti che sono delle tecniche semplicissime. Spesso non le facciamo perché sono talmente semplici e diamo per scontato. Aspettiamo dei miracoli, dei segreti, non so quale formule complesse, per essere appunto un inganno della mente per non farle più. Invece partire dalle cose semplici che sono quelle che funzionano e te lo dico perché lo faccio questo per professione ed aiuto molte persone a risolvere proprio dei conflitti emozionali. Certo, con le tecniche e gli strumenti che ho appreso in questi anni in cui mi sono formata alle scuole, agli istituti di formazione di bioenergetica. E allora, qua sei libero tra l'altro a farmi delle domande o comunque dopo che hai visto questa diretta, fai pure scrivi le tue domande. Perché? Cosa ci vuole innanzitutto? Ci vuole coraggio. Coraggio come anche per me uscire a fare queste dirette, coraggio a te per confrontarti, anche per farmi magari delle domande, di esprimerti qualche tua indecisione o non chiarezza a livello mentale. Così il coraggio ci vuole per esplorare quel territorio sconosciuto di se stessi. E quando dico coraggio non è quella forza di agire solo come un qualcosa di reattivo, perché noi cosa siamo abituati a fare? Quando ci si rende conto che si è nei pensieri negativi, scatta subito il reagire, il voler distruggere quel pensiero. Oddio, ma perché mi è venuto adesso in testa? No, a questa cosa non dovevo pensare. No, lì stai reagendo, stai agendo con la forza. E in questo modo non risolvi niente. Invece è un lasciare, ascolta e osserva questi pensieri e proprio dovresti avere questo atteggiamento imparziale e ricordati questa parola nella giornata, atteggiamento imparziale verso te stesso e verso gli altri. Ti faccio l'esempio di se tu andassi a vedere una partita di calcio. Proprio dove vai sullo stadio, se tu sei un tifoso della tua squadra, non è che tu aiuti quella squadra se tu vai sul campo, prendi il pallone, che fai i passaggi e così via. Non è che includendoti tu aiuti a vincere la tua squadra preferita. E questo in qualsiasi altro sport si può immaginare, che sia tennis, che sia basket, che sia sci, qualsiasi altro sport, non è che tu aiuti quell'atleta o quella squadra andando sul campo direttamente, ma l'aiuti come? Stando in questo stato imparziale, a distanza e tifando, dando quell'energia dallo sguardo, dal sorriso, dalla voce, dagli urli e così via, spingendo, aiutando, mandando energia. Uguale così, noi spesso vogliamo aiutare le persone,
Però anziché avere questo atteggiamento imparziale, cioè mettersi in disparte, e proprio quando vai a guardare appunto la tua partita della squadra preferita, noi cosa facciamo? Entriamo nella vita di quelle persone, vogliamo proprio sempre con i nostri consigli, con i nostri atteggiamenti, i nostri modi di vedere le cose, intrometterci per forza, pensando che in questo modo aiutiamo l'altro. Uguale funziona da noi, con noi stessi. Quando ti rendi conto che ci sono dei pensieri magari negativi o non positivi, cosa cerchi? Di forzare, di intrometterti per forza. Invece no, non ti devi intromettere nella tua testa. Devi metterti in disparte, guardare, osservare e in quel momento lì nasce un flusso che da sé proprio costruisce questa armonia. Uguale alla tua squadra, appunto. Se tu la guardi in disparte, si crea questa armonia sul campo, si crea il gioco e poi le cose di conseguenza nascono, ok? E vanno avanti per la loro strada. Ecco, uguale l'atteggiamento mentale quando ci sono tanti pensieri, perché nelle terapie individuali, è questo che mi presentano maggior parte delle persone, la difficoltà di lasciare andare i pensieri. Perché le persone mi dicono che alla sera, quando vado a letto, ho la testa piena, non riesco a staccare. Ma perché vuoi per forza risolvere tu? Perché vuoi per forza controllare la situazione? Ma perché vuoi per forza intrometterti? Non funziona così, non c'è risultato. E atteggiamento imparziale. E oggi te lo ripeto spesso perché vorrei che tu appunto comprendessi bene questo. Perché altrimenti cosa succede? Se non c'è questo atteggiamento imparziale, tu vai dentro quella mischia, quel flusso che si è creato di pensieri e non ti ne rendi conto che sei in quel vortice che poi ti prende anche a te e non puoi far niente, come un tornado che ci muove o come un vortice nell'acqua che ci risucchia dopo. Dopo è molto difficile di risalire. Quindi ci vuole una consapevolezza. Una presenza mentale costante per renderti conto quando nasce questo flusso di pensieri negativi. È un po' come se tu andassi per strada in certo momento della giornata, della notte, non ha importanza, e dentro di te all'improvviso ti trovi delle persone che ti vogliono derubare o farti del male. Ecco, così funziona nei tuoi pensieri negativi. Te ne rendi conto quando già hai i nemici, se vogliamo chiamarli, intorno a te. Però prima di venire queste persone c'è stato un passaggio che sono arrivati, ma non te ne sei reso conto perché eri distratto. Eri distratto del qualcosa del passato, del qualcosa che non hai digerito, quindi non eri nel presente. E quindi questo conflitto, questa guerra interiore quando nasce, non è perché tu sei stupido o stupida, perché non ce la fai o perché non hai ancora abbastanza letto, non ti sei abbastanza informato o così via. No, o perché sei indietro, o perché c'è qualcuno sempre più avanti. No, è semplicemente perché non sei nel presente. Nel presente come fai ad essere? Non ci sono delle ricette miracolose, non ci sono delle erbe che tu li prendi e per tutta la vita dopo sei nel presente. È una pratica costante, ricordati, è una pratica costante e si fa con il respiro innanzitutto. Il respiro è il veicolo che ti porta nel presente. E per poter viaggiare, proprio come quando con l'automobile o in una nave spaziale, appunto, hai bisogno dello spazio. Per poter viaggiare hai bisogno dello spazio. E lo spazio lo devi creare qui. Devi lasciare andare, quel stato di lasciare andare e venire. Andare e venire. Non fissarti, non metterti in guerra, non importi, no, ma perché io non devo avere più questi pensieri negativi? No, è la guerra, sei lì, non sei nel presente, ti sei agganciato a un qualcosa che tempo fa era presente, ma non lo è più ora. Quindi ci vuole questa apertura. Apertura e accoglienza, quindi perché ti ho detto di massaggiare lo spazio del cuore, la zona del cuore? E sentirai davvero il calore nelle tue mani.
Perché in questo modo stai sviluppando proprio fisicamente questa zona, quindi ti sarà molto più facile nella giornata andare a livello del tuo cuore. Perché sai che la ragione, la verità sta a livello del cuore, non a livello della mente. La mente non è che ci vuole uccisa. La mente è potente, la mente ci vuole utilizzarla, la mente ci vuole armonizzata con il cuore. Allora lì diventa una bomba, hai davanti poi e dentro di te uno strumento potente, potente da utilizzare quando il cuore e mente sono insieme. Quindi la parola chiave oggi è armonizzarsi, atteggiamento imparziale. E liberare queste energie che ti intrappolano, perché ricordati che più tu sei nelle distrazioni, nel disordine, nella confusione, stai consumando delle energie che potresti appunto lasciarle e potenziarle nel presente. Potresti, nel momento che tu lasci andare, ti arrivano delle idee, ti arrivano delle soluzioni. E quindi non ci vuole questa specie di avidità verso le emozioni, verso che ciò che si prova è solo mio, lo tengo per me, quindi questo pensiero tutta la giornata ce l'ho qui e lo devo solo io elaborare. No, lascia, parla, vai, fai una passeggiata, mettiti un po' in discussione, lascia andare, però ricordati, massaggia la parte del cuore e la parte della pancia, perché le emozioni vivono nella pancia. E poi massaggia tutto il tuo corpo, qualsiasi parte, toccati il tuo corpo, impara a prendere contatto. Io appunto lo sto facendo con le persone che vengono nel percorso attraverso della tecnica del Toko Shen, dove innanzitutto si tocca con delle tecniche specifiche il corpo per riconoscersi, per riconquistarsi, perché più siamo nei pensieri, più siamo distanti di noi. Abbiamo bisogno di riconquistarci il nostro corpo, il nostro territorio, la nostra terra, per farla diventare fertile, per darle spazio ai pensieri positivi, agli atteggiamenti positivi. E una volta che fai questo, cerca di farlo da solo, se hai bisogno comunque rivolgiti a degli specialisti che ti aiutano in questo. Una volta che tu sviluppi questo, ci sono proprio le ricerche scientifiche che dicono che se tu sviluppi, alleni quella parte, quella zona del cervello che pensa nel positivo, ma non perché pensa, perché si illude, ma perché l'alleni a pensare, quindi a vedere quando sei nella distrazione e tornare di nuovo nel presente, allora c'è meno spazio per quella zona del cervello che pensa nel distruttivo. Io ti auguro una buona giornata, condividi questo video. Perché sicuramente se è stato utile a te, sarà utile a tante altre persone. Perché ciò che abbiamo oggi bisogno è di condividere dei messaggi positivi. Perché i messaggi negativi, che è quello che li guardi nei TG o alle notizie varie, dicono proprio le ricerche che sono neanche 2% di tutto ciò che si muove nel mondo, di quello che succede nel mondo. Però tu pensi che questi 2% fa tutto, no, invece sono solo neanche 2% le notizie negative che le senti, quindi contribuisci a diffondere il positivo, perché abbiamo bisogno di evolvere e lo faremo solo insieme andremo sempre di più nella scala più superiore, nell'evoluzione. Siamo degli esseri sociali, abbiamo bisogno di condividere, di essere in contatto, in connessione. Solo questo appunto ci porta a livelli superiori. E da su si vede molto meglio, molto più bello, è il panorama verso il basso. Penso ora se sei nel viaggio, in montagna, vedi quanto è bello guardare da sopra, nell'aereo, è bellissimo guardare da sopra. Quindi andiamo a questi livelli superiori. Ciao, buona giornata, mi raccomando condividi questo video e se hai delle domande scrivi qui sotto. Io sono Viorica Arhiri, naturopata bioenergetico e nel mio lavoro aiuto le persone a portare equilibrio nei loro dolori fisici innanzitutto attraverso delle tecniche energetiche
e nei conflitti, portare equilibrio nei conflitti emozionali, ad armonizzare, a vivere con vitalità, passione, perché questa è la vita, la passione per la vita, non la passione per l'odio o per avidità o per qualsiasi emozione negativa, no, passione per la vita, per l'amore. Ciao, buona giornata.